Io ringrazio l'autore Giovanni Palladino per aver accettato l'invito alla presentazione di questo libro che fa parte di una restituzione, di un ritorno di Sturzo da un esilio culturale che durò ben più degli anni dell'esilio vero, dell'esilio reale, e prende anche vissuto Bruno Leoni è stato sempre interessato e affezionato al pensiero di un autore che per certi, di un pensatore e di un sacerdote che per molti punti di vista e per molti aspetti anche della sua vita era lontano da Bruno Leoni, ma per molti altri gli era anche affine. Proprio per quei motivi che destinarono l'uno e l'altro a questo esilio culturale, a questa marginalizzazione rispetto a un'idea dominante nelle epoche dei due, che era quella fondamentalmente dello statalismo e dello stato imprenditore. Il novembre scorso si è conclusa la fase diocesana di beatificazione di Don Luigi Sturzo, una fase che ha visto Giovanni Palladino, affezionato anche per motivi personali, oltre che intellettuali, a Don Luigi Sturzo, un forte propugnatore e animatore della causa stessa, e che quindi ha raccolto in questo libro sia il pensiero di Don Luigi Sturzo che le tracce di questo processo di beatificazione, che è un punto di arrivo. Perché è appunto il punto in cui il pensiero di Don Luigi Sturzo torna a farsi, torna a meritare o merita per la prima volta anche all'interno della Chiesa il posto che avrebbe dovuto meritare sempre. Ma dovrebbe essere anche un punto di partenza, non soltanto nel pensiero ecclesiastico, detto qui, diciamo, che non spetta a noi forse commentare e avvicinarci, ma anche dal punto di vista più politico e culturale, anche perché se un certo modo di fare stato impresa e dirigismo si è concluso, una certa fase storica si è conclusa, lo statalismo, come diceva appunto Don Luigi Sturzo, è una bestia che si trasforma in facce nascoste e impensabili, e forse anzi, senza forse, ancora oggi è lì con nuovi volti e con nuovi bracci a opprimerci. Quindi il riconoscimento anche da parte della Chiesa del valore ecclesiastico e politico di Don Luigi Sturzo è forse un momento di conforto anche per un certo tipo di pensiero, pensiero liberale cattolico, per rianimarsi e tornare e sperare di avere un ruolo anche nella cultura contemporanea, recuperando, senza mai poterlo recuperare del tutto, il tempo perso. Passo dunque ringraziando ancora una volta l'autore Giovanni Palladino per aver scritto il libro e per essere qui con noi. Cedo la parola al professor Bassani per una prima discussione sul libro in attesa che arrivi anche Oscar Giannino. Io credo di dover utilizzare questo, anche se a volte parlo anche a 300 o 400 studenti senza microfono proprio, però questo fa sì che poi la voce sia talmente alta che mia moglie si arrabbia la sera e dice mi stordisci, perché ormai mi sono settato su quello. Allora, io ho apprezzato molto il libro, ma naturalmente come non è un volume organico, però è organico, cioè è tenuto insieme dalla figura di Don Sturzo, naturalmente. Cercherò di fare una discussione su ciò che mi interessa veramente di Don Sturzo, che è il suo antistatalismo. Allora, Don Sturzo è una figura, se andate a qualche. Ci sono mai convegni quasi ogni anno su Sturzo, sia come pensatore politico, che come sociologo, che come mistico naturalmente, perché era un grandissimo mistico anche. Don Sturzo, ci sono delle pagine bellissime proprio di un misticismo sturziano. Proprio.
Alla fine di questi convegni, se voi parlate con chi lo ha studiato a lungo, aspetta, vi dirà che i suoi contributi in queste singole discipline non sono, sono ottimi, ma non sono di primissima fascia. Credo che veramente, infatti, Sturzo possa essere apprezzato nella sua globalità, cioè non come sociologo, non come pensatore politico, ma probabilmente effettivamente un maestro di vita e di libertà. Proprio questo ti dà l'idea della totalità. Ecco, diceva la Serena di un certo rapporto con Bruno Leoni, con l'antistatalismo di Bruno Leoni. In Italia non è mai stato creato quello che quel fronte, diciamo, che dovrebbe fare da contraltare a quello di Jovanotti, no? Jovanotti, ve lo ricordate? C'è una cosa, il bene che andava da Madre Teresa di Calcutta a Che Guevara al Papa, e poi faceva anche ridere, tutti a ridere, però in realtà diceva qualche cosa che era tipico della sinistra, inglobare un po' tutto, mettere tutti insieme, continuare a fare naturalmente dei distinguo, ma in Italia invece una sorta di fronte antistatalista in cui ci sono i buoni, appunto Bruno Leoni, Sturzo e tutti gli altri, non si è mai creato. Perché questo? Secondo me per un motivo molto semplice, perché esisteva la Democrazia Cristiana. La Democrazia Cristiana era tutto il contrario di tutto e soprattutto la DC era tutto il governo possibile del paese, perché il contraltare era rappresentato da una forza che non avrebbe mai potuto governare. Quindi Don Sturzo era avversato dalle gerarchie ecclesiastiche, però poi alla fine deve passare alla storia necessariamente come un democristiano, no? Quindi come il primo vero democristiano, fondatore del Partito Popolare. La pira diceva di lui, naturalmente, come sapete forse, e dice, ma aveva iniziato bene preoccupandosi della povera gente, ma a contatto con il capitalismo americano si è rincoglionito. Non era uomo aduso a usare parolacce, ma nel caso era talmente arrabbiato con lo Sturzo. No, rincoglionito. Ma io ho letto rimbalzito. Eh sì, l'hanno purgata perché era la pira. L'hanno purgata, però il significato ovviamente è quello, ma lui aveva usato proprio l'altro termine un po' più forte. E faceva naturalmente da pandan con il capitalismo americano, che a quanto di peggio ci potesse essere. Invece, al contrario, a mio avviso, Don Sturzo, proprio a contatto col capitalismo americano, era rinsavito del tutto, ma era sempre stato savio, perché anche negli appelli, tanto il suo meridionalismo è l'unico meridionalismo non piagnone della storia d'Italia. Non c'è il piagnisteo che chiede più soldi al nord, lasciate che noi del meridione possiamo amministrarci da soli, da noi designare il nostro indirizzo finanziario, distribuire i nostri tributi, assumere la responsabilità delle nostre opere, trovare l'iniziativa dei rimedi ai nostri mali. E Sturzo diceva, mettiamo insieme tutto, per carità, facciamo questa sorta di unità, ma non la borsa. Invece quello che vogliono da allora e poi qualunque meridionale, mettiamo insieme la borsa e magari dimentichiamoci di tutto il resto. Ma già nell'appello al paese, 18 gennaio, ad uno Stato accentratore tendente a limitare e regolare ogni potere organico e ogni attività civica, vogliamo sul terreno costituzionale sostituire uno Stato veramente popolare, che riconosca i limiti della sua attività, quindi anche nel 1919, rispetti i nuclei e gli organismi naturali, la personalità individuale, incoraggi le iniziative private. In sostanza, a me, francamente, di Sturzo interessa moltissimo questa parte, il fatto che lui avesse identificato quello che era il cancro di questo paese che adesso è arrivato alla metastasi ultima. Se noi avessimo la possibilità di evocare una seduta spiritica, direi, punto, insomma, comunque di parlare con Sturzo e raccontargli che la spesa pubblica è il 57% di ciò che viene, cioè che 57% di ciò che viene prodotto in Italia viene redistribuito secondo criteri pratico-amministrativi e solo 43 centesimi su ogni euro vengono redistribuiti sulla base dei diritti di proprietà, Sturzo ci guarderebbe in faccia e fa: io l'ho sempre detto che sarebbe andata a finire così, cioè non avrebbe, mentre che so, la pira ci direbbe sì, ma
c'è tanta diseguaglianza fra ricchi e poveri, ci vedrebbe cose di questo genere. Tosso non avrebbe alcun dubbio, l'ho sempre detto. Lui chiamava sinistrismo economico questa situazione da definitivi sinistrati in cui siamo caduti. È difficile presentare, secondo me, Don Sturzo come il democristiano perfetto, perché avvertiva già in pieni anni 50 come qualunque forma di apertura alla sinistra sarebbe stato un male assoluto per questo paese. Oltretutto, la sua visione del monopolio, come sapete, la visione classica degli economisti è che sì, per carità, lo Stato può garantire un monopolio, ma il capitalismo stesso che crea monopoli nel suo sviluppo naturale, e spesso il compito dello Stato dovrebbe anzi essere quello di spezzare i monopoli. In realtà aveva una visione molto chiara, diceva: in Italia non esiste l'alternativa fra questi due tipi di monopoli. Di fatto esistono monopoli di stati legalizzati, quasi monopolio di stato non legalizzati, manomorte statali e parastatali, ingerenze di stato nel mercato libero, protezioni e favori di stato che determinano monopoli di fatto nel settore privato. Quindi non c'è alcun dubbio come funzionava l'economia italiana, c'è il giudizio di Sturzo. Questo è del 55, 24 marzo, veramente proprio alla fine, dice: l'errore che si è andato sviluppando è la cieca fede nello statalismo economico e l'ostilità crescente nell'iniziativa privata. E Sturzo scriveva questo in un momento in cui la tassazione media era il 14,3%, cioè fatto su del PIL. Cioè fatto il PIL, la pressione fiscale media sul paese era 13-14%, ancora negli anni 60, pensate, prima della riforma fiscale del 74 era ancora il 22%, però aveva avuto l'occhio lungo. Lo Stato, diceva, ha sempre bisogno di maggiori mezzi per far fronte alle continue richieste di intervento. In questo modo viene inflazionata l'attività degli enti creati nel passato. E poi naturalmente rimane famoso Sturzo per avere, che secondo me è veramente tutta sua, quella del panteismo di Stato, no? Questa che è una critica che molti hanno anche scambiato e hanno anche detto che era l'antica critica allo Stato moderno di natura cattolica. Sicuramente su questo si basa e si fonda, ma non è soltanto questo. E lui, secondo lui, il momento cruciale in cui la società italiana era diventata autenticamente statalista fino al midollo e non mostrava alcuna possibilità di alcun segno di guarigione, era naturalmente durante il fascismo. E poi il fascismo, dice, chi ha potuto togliere dalla mente del popolo italiano che lo Stato possegga sia il toccasana per tutti i mali, che occorra per ogni qualsiasi servizio creare un ente pubblico statale o parastatale che vi provveda, che ogni cittadino debba essere ridotto a impiegato statale, assicurato statale, pensionato statale? Avete visto il contratto di governo, hanno fatto anche, prima c'è il reddito di cittadinanza e poi anche la pensione di cittadinanza. Rimini e Piccione fanno le pensioni di cittadinanza. E poi diceva che ci debba essere una cinematografia statale, un teatro statale, una pittura, scultura, musica statale, danza statale, casinò da gioco statali, bische statali, totocalcio statale, sport statale e così via. Nulla fuori o sopra lo Stato, tutto e tutti nello Stato, per lo Stato, sostenuti dallo Stato, come se lo Stato fosse Dio, la provvidenza, la fortuna con la cornucopia. Allora, io mi ricordo quello che mi diceva anche su queste questioni Gianfranco Miglio, diceva che nel 1943-44 si sviluppava, aveva già 26 anni, si sviluppava un certo dibattito e si capiva che il fascismo avrebbe perso naturalmente, cioè cosa succederà, cosa accadrà in Italia in futuro, e lui diceva che quasi tutti pensavano torneranno i vecchi liberali giulittiani, quegli altri che avevano avuto in mano il paese, e invece era abbastanza chiaro che sarebbe stata, lo Stato italiano sarebbe finito in mano ai cattolici. Questa è la cosa più incredibile della storia d'Italia, cioè l'Italia, il Risorgimento è stato fatto essenzialmente contro i cattolici, contro la Chiesa cattolica, quasi solo esclusivamente per questo. E i cattolici a un certo punto, dopo 70 anni dall'inizio dell'unità, a metà, diciamo, di questo percorso unitario che oggi ha oltre 150 anni, si trovano in mano interamente lo Stato. Quindi si supera l'antagonismo. Molti credevano, cioè, finisce in mano ai cattolici.
insomma, viene superato prima da De Gasperi, da Dossetti naturalmente in maniera assolutamente mistica, eccetera, la pira Moro, cioè lo Stato sembra che all'interno del pensiero cattolico logorasse chi non ce l'aveva in pugno. Appena lo hanno avuto in pugno, per usare la nota espressione di Andreotti, lo Stato ha smesso di essere criticato o logorato, tranne che da Don Sturzo. In Don Sturzo rimane l'unico grande cattolico politico, la più grande figura del cattolicesimo politico italiano del Novecento, che invece continua imperterrito, inizia, critica il Risorgimento, critica come è stata fatta l'Unità e così via. Allora, io, come si spiega, da dove viene la... Da dove viene, io avanzo una piccola ipotesi, da dove viene la pace che la Chiesa Cattolica a un certo punto decide di fare col mondo moderno, con lo Stato moderno, eccetera. Viene in un momento molto preciso, la Costituzione Civile del Clero. Io sono assolutamente convinto che sia stato un colpo nuovo, inferto alla Chiesa, che la Chiesa non si aspettava minimamente. Cioè la fine dell'abolizione del regime feudale nel 1789, poi la nazionalizzazione dei beni ecclesiastici il 2 novembre, il 13 febbraio del 1790 l'Assemblea dichiara la proibizione e dei voti religiosi e sopprime tutti gli ordini e le congregazioni. Ora voi immaginatevi un potere come quello della Chiesa, che aveva 1500 anni a quel punto, che era nato all'ombra dell'impero romano, aveva sostituito nel corso del tempo, durante il declino dell'impero romano, tutti i funzionari, poi il vescovo, si trova lì, di fronte, improvvisamente si trova un mostro che è lo Stato moderno, un potere irresistibile, altro che diritto di resistenza, non c'è più niente da fare, rende impossibili i voti religiosi. Cioè, no, questo aveva convissuto naturalmente con battaglie a Canossa, gente che un papa che affermava sono l'unico a cui si può baciare il piede, l'altro che andava a piedi nudi nella neve e così via, tantissime questioni, ma a questo punto si trova di fronte a una creatura con la Costituzione Civile del Clero del 12 luglio 1790 e la prima reazione che avviene e si rende conto che esiste un potere politico che è irresistibile, di fronte al quale la Chiesa tendenzialmente sparirà e scomparirà. Quindi è un potere che mai si era visto nella realtà. Quindi implode l'ordine e nasce un universo nuovo dalla Rivoluzione Francese in cui la Chiesa si ritrova veramente con fatica, però è un universo che in qualche modo la Chiesa contribuito a creare. C'è stato un periodo in cui la Chiesa ha mitizzato la prima parte della modernità con le monarchie assolute, e poi dice con la Rivoluzione Francese è cambiato tutto nel corso del tempo. Naturalmente la vecchia tesi di Tocqueville che la Rivoluzione Francese non sia stato altro che il compimento di tante questioni che erano all'interno dell'antico regime ormai viene accettata da tutti, viene anche compresa dal pensiero cattolico. Il pensiero cattolico naturalmente è molto debole di fronte a tutti i problemi posti dalla rivoluzione francese e poi dallo Stato moderno. Perché? Perché in fondo cattolico è il brodo di cultura nel quale si è fondato lo Stato moderno. Nel 400 e nel 500, se andate a vedere tutte queste, quando Carl Schmitt dice che lo Stato moderno non è altro che la secolarizzazione di concetti teologici, cioè non altro che concetti teologici secolarizzati, in effetti gran parte della pacificazione da Botteghe in poi nasce proprio su basi che non sono invise del tutto al potere cattolico, però il mostro che viene partorito alla fine di questo, cioè lo Stato moderno, si rivela non cristiano nella sua più intima essenza. Io direi che Don Sturzo è proprio uno dei pensatori che maggiormente ha compreso la natura assolutamente non cristiana dello Stato moderno. Quindi c'è questo dramma che è del giacobinismo italiano che si ripresenta attraverso il Risorgimento, e naturalmente per noi, almeno quando leggiamo questo libro di Giovanni, cioè Palladino, c'è una certa nostalgia del mondo in cui ancora qualche decennio fa si trovava a operare Sturzo, cui era possibile avere e mantenere un certo sospetto nei confronti della moderna statualità. Adesso ci prenderebbero per pazzi se
se portassimo avanti discorsi di questo tipo. Il dramma, poi, quello che è veramente il dramma della cultura politica italiana, è il Risorgimento, che nasce per contro la Chiesa, crea uno Stato il quale finisce alla fine proprio nelle mani dei cattolici. Ricordatevi che lo Stato onnipotente non era un problema per quelli che si autodefinivano liberali in Italia, anzi l'onnipotenza dello Stato doveva essere predicata e costantemente auspicata, proprio perché, come ricorda Francesco De Santis, dice: la nascita dell'idea di libertà moderna del Partito Liberale sta nella lotta contro la libertà della Chiesa. No, mica lottiamo per la libertà, lottiamo contro la libertà della Chiesa. Sembra una sorta di Brecht, no? Bontà oggi significa distruzione di coloro che impediscono la bontà. Libertà oggi significa distruzione della libertà della Chiesa. Questa è l'idea fondamentale di coloro i quali hanno fatto il Risorgimento e l'unificazione italiana. Quindi dovevano poter contrastare efficacemente l'influenza del clero. E lo Stato panteista di cui parla lo Sturzo in effetti assomiglia moltissimo, soprattutto per le sue tendenze a volere unificare, uniformare la lingua, le culture dei popoli e così via, che è stata una cosa che è venuta fuori soprattutto proprio con il Risorgimento, il corso Sosa, anche economicamente, cioè assomiglia moltissimo allo Stato usurpatore descritto da Benjamin Constant in Conquista e Usurpazione nel 1814, anche se in Constant sono molto diverso il modo in cui ci si arriva, conquista e guerra, mentre invece sono le leggi invadenti, che alla fine la legislazione, le leggi folli, continue, che arrivano una dietro l'altra, che rendono lo Stato, che portano all'accettamento dell'uniformità di Stato. Negli anni Ottanta Sabino Cassese ricevette parecchi soldi dal CNR, perché doveva calcolare una sola cosa: quante erano le leggi vigenti in Italia. Ha dato indietro i soldi, perché non riusciva a contare le leggi. E un po' sembra, no, puoi contare le stelle del firmamento? E queste erano un pochino le leggi in vigore all'interno del sistema interno. Quindi la via legislativa alla piena uniformità, invece la conquista e l'usurpazione di Benjamin Constant è molto critico. Dice Sturzo, uno degli errori più gravi di quel tempo, in cui effetti deleteri si sentono ancora, fu, vale a dire, l'inizio proprio dell'unificazione italiana, fu l'esagerato criterio di unificazione, trasformato in quello di uniformità. Nessuna tradizione giuridica o amministrativa di qualsiasi regione fu rispettata. Leggi uguali imposte a tutti per via di decreti, sistemi burocratici e formule amministrative uniche da un capo all'altro della penisola. Insomma, la parabola politica e culturale di Sturzo ci ricorda, secondo me, veramente che di questo Stato un cristiano non si può veramente innamorare, anzi, diciamo, forse innamorare un po' un termine anche eccessivo, direi assolutamente che di questo Stato, cioè dello Stato moderno, non solo dello Stato italiano, ma su questo dovrebbe mantenere un enorme sospetto proprio qualunque cristiano. Nessun nazionalismo in generale direi che è conciliabile con la tradizione universale del cristianesimo politico. Volevo leggervi due righe di Miglio, del mio maestro Gianfranco Miglio, sulla gracilità dottrinaria del cattolicesimo politico, perché in effetti un po' di questo stiamo parlando. Diceva Miglio: del resto la gracilità dottrinale del cattolicesimo politico italiano ha conseguito la sua prova ultima e più convincente proprio sotto i nostri occhi, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Entrati finalmente nella roccaforte del potere supremo, i cattolici esitarono e poi praticamente rinunciarono a trasformare risolutamente la struttura dello Stato unitario, adeguandola ai postulati della loro concezione. Certo, v'è qualcosa di patetico, insieme grandioso, nell'atteggiamento di questi antichi ostinati oppositori, che, raccolta l'eredità dei potenti nemici di un tempo, dispersi dal flusso della storia, anziché rifiutarne l'opera, la riprendono e la continuano, soggiogati quasi dal fascino della sua tradizione.
chi avrebbe detto che sarebbe spettato proprio ai clericali custodire e difendere lo Stato unitario da centrato uscito dalla rivoluzione liberale e laica, e diciamo di più, e non fare neanche praticamente nulla per smantellare le strutture dello Stato fascista, che è una cosa che naturalmente questo è accaduto all'interno del cattolico. Per questo segnalo la fortunata, fortunatissima eccezione proprio di Don Sturzo, che diceva: guai se tutte le forze sociali fossero comprese e assommate nello Stato. Dominio tirannico e personale, espressione di caste e di interessi. Questa è una visione dello Stato che non viene raramente la troviamo in qualunque altro scrittore cattolico di lingua italiana. Guai se tutti gli strumenti di vita sociale fossero in mano ai detentori del potere politico, a danno di quegli altri organismi viventi, famiglia, comune, scuola, università, chiese, enti, pie, organismi e forze vive e sociali, il progresso sociale e la civiltà umana alla fine avrebbero un arresto formidabile. Anche la sua difesa della libertà economica è costante e continua, non c'è un momento in cui Don Sturzo non ricordi che l'idea di volere dividere la libertà politica da quella economica, anzi ritenere, come era tipico della sinistra democristiana, ritenere che la libertà politica fosse proprio quella di incatenare la libertà economica, fosse il più grave errore proprio dei suoi colleghi. E poi naturalmente criticava anche, diceva che non avevano ben compreso che la sovranità dello Stato era passata interamente sotto forma di sovranità nazionale dal corpo del sovrano. E quindi si rendeva benissimo conto di quella che era la profonda unitarietà dell'esperienza dello Stato moderno, dalle monarchie assolute all'assolutismo parlamentare. È del tutto evidente che il Parlamento altro non è che l'erede ultimo del monarca. E la nazione non la inventano a Valmy una mattina del settembre del 1792, ma è stato l'ultimo vessillo innalzato dalle monarchie europee morenti, sul quale poi naturalmente i giacobini hanno costruito tutta la loro idea di rappresentanza. Diceva: gli stati nazionali moderni hanno ereditato dalle vecchie monarchie assolute questo rigido concetto di sovranità illimitata, non più come emanazione di un diritto del re, ma come coscienza nazionale del popolo. La sua critica nei confronti della DC era enorme, era un isolato, cioè non c'è alcun dubbio che Don Sturzo fosse isolato all'interno della Democrazia Cristiana, cioè diciamo che il suo rapporto con la Democrazia Cristiana negli anni quando tornò dall'esilio americano è sempre stato molto, molto discutibile e molto discusso. Lui criticava anche tutta la Costituzione, il titolo quinto. Non avrebbe mai detto la Costituzione più bella del mondo, ha scritto che era una porcheria la Costituzione italiana, con grande chiarezza, ed era per lui del tutto evidente. Ma poi parla del titolo quinto, con questo regionalismo che poi ci misero oltre 20 anni appena ad iniziarlo, per lui era veramente pochissimo, ma c'è un manifesto che pochi conoscono, firmato da una serie di intellettuali, che già nel 1947, appena avevano visto questo qualcuno che pensava un po' di regionalismo, si erano spaventati per spinte secessioniste o chissà che cosa, e dicevano che non doveva passare nessuna forma di regionalismo in Italia, perché un giorno l'Europa sarà unita e qualunque forma di regionalismo va contro l'Europa. Per cui avevano già visto nel 1947 quello che sarebbe stato lo scontro: istituzioni tendenzialmente continentali volute dalle classi dirigenti e invece istituzioni per lo più locali volute dalle popolazioni. Diceva statalismo e apertura a sinistra. La stessa DC che da anni detiene il potere statale da solo con altri non ha purificato il sangue infetto di un certo imprecisabile statalismo, forse per incapacità critica, forse per opportunismo. Sangue infetto sono parole molto forti, non è, diciamo, la sua scelta è molto precisa di certe parole che affetta. Se le sinistre arrivassero al governo, gli attuali responsabili della vita pubblica, DC o non DC, si accorgerebbero troppo tardi di avere essi stessi aperto la porta al nemico. L'ipotesi deve far tremare certi miei amici, forse statalisti per l'assegnazione. E qui effettivamente Don Sturzo coglie un punto, sia all'interno della Costituente che all'interno,
cioè dagli anni 30 in poi, in realtà gran parte dello statalismo di tutto l'Occidente nasce come risposta alla rivoluzione d'ottobre. Da subito, immediatamente, ci facciamo qualunque cosa, ci chiedono, dal punto di vista scientifico, non sta in piedi, tutto quello che volete. Però ci diamogli un contentino, facciamogli credere di poter ottenere un pezzo di rivoluzione proletaria oggi affinché non facciano quella autentica domani. Quindi si è modellato assolutamente l'Occidente intorno al timore della rivoluzione comunista. E quindi quando lui parla di statalismo per assegnazione, è ovvio cosa ha in mente. E poi. In Sturzo c'è anche una visione critica della Chiesa cattolica, non solo dello Stato moderno. In Sturzo viene fuori con grande chiarezza che la Chiesa non ha fatto ciò che avrebbe dovuto fare, vale a dire cercare di salvare o di farsi da scudo fra la povera gente e la brutalità dello Stato moderno. Quando la Chiesa cattolica, io insisto, spaventatissima dalla Costituzione civile del clero, perché per la prima volta nella storia si trova di fronte a un potere irresistibile, quale quello dello Stato moderno, comincia una piccola battaglia contro lo Stato moderno, salvo poi alla fine abbracciarlo totalmente e farne pace completa. Il momento in cui la Chiesa cattolica decide di fare pace con qualunque forma di Stato moderno è quando arriva, dopo aver passato 20 anni, dal 56 al 76, chiuso nell'ambasciata americana, davanti a Paolo VI arriva Mistenti. E Mistenti cosa gli dice Paolo VI? Taci, non gli dice altro, non dire una parola. E lui dice, Santità, io sono stato 20 anni in esilio, non ho potuto parlare, non dire una parola. E quindi gli dice non dire una parola, perché le sue parole sarebbero state piuttosto critiche del comunismo, di una certa forma di statualità moderna, che era quello delle democrazie popolari, ma che in fondo è il vero compimento dello Stato moderno. Pensate, ancora negli anni 30 le popolazioni europee erano essenzialmente cristiane. Nel 1935 vi fu un importante referendum / sondaggio in Germania, in cui, come potete immaginare, Hitler voleva unificare la Chiesa tedesca, diceva, ma queste cose, cattolici, protestanti, chi se ne frega, siamo tutti nazionalsocialisti tedeschi, in realtà il vero messia sono io, e vabbè. E allora puntava molto su una voce credente in Dio. Allora fece questo referendum, risposero tipo 40% cattolici, 45% protestanti, un 3 o 4% atei e il resto di credenti in Dio. Quindi la voce su cui puntava il partito e Hitler era scarsissima, credente in Dio generico. No, l'attaccamento alle proprie chiese era ancora forte in Germania e nell'Europa degli anni 30. La scristianizzazione delle popolazioni, la scristianizzazione degli intellettuali è cosa che risale al Rinascimento, non c'è alcun dubbio, ma altro che l'illuminismo, va molto più indietro. Ma la scristianizzazione delle popolazioni, che è avvenuta con una velocità enorme, è una cosa naturalmente che riguarda gli ultimi 70-80 anni, 7-8 secoli. Io recentemente ho invitato a un convegno un po' di studenti, li avevo obbligati a partecipare perché c'era poca gente, e allora stavo parlando proprio di questi problemi. Io dicevo che non si sceglie una religione, si nasce in una religione. E effettivamente ha avuto buon gioco un collega a chiedere agli studenti: chi di voi è nato cattolico? Hanno alzato tutti la mano, chi di voi lo è ancora? E nessuno l'ha alzata. Sono stato un po' colpito. Ecco, una lotta, diciamo, che per riportare almeno la Chiesa cattolica a quello che doveva essere il suo compito, nella visione anche di Sturzo, che era salvare la povera gente dalla brutalità e dalle miserie prodotte dalla statualità moderna. Una lotta ormai impossibile. La Chiesa ha operato una scelta di campo molto precisa, ha fatto la pace piena con lo Stato moderno. Io ho citato l'episodio del 76, non vado a citarvi episodi assai più recenti, falce e martello, Gesù Cristo, regali, sciocchezzuole varie, e ha deciso di passare il suo tempo in quasi tutte le encicliche, i documenti ufficiali, attaccando un capitalismo che nessuno ha mai visto. Ecco, Sturzo rappresenta, secondo me, nella sua parabola, soprattutto nella sua parte finale, un momento e forse l'ultima voce cristiana in cui tutto il pensiero cattolico non era ancora così confuso. Grazie.
ahimè, in ritardo, nel frattempo il Sole 24 Ore stanno cambiando l'ennesimo amministratore delegato, quindi c'era un po' di maretta, per così dire. Perdonatemi, mi perdone il Giovanni Palladino, perdonatemi voi per il ritardo. Io, Giovanni Palladino lo sa, forse qualcuno che ascolta anche la 24 lo sa, l'8 dicembre abbiamo fatto, in occasione dell'uscita del libro di cui parliamo oggi, che è uno spunto poi per parlare ovviamente di Don Sturzo, una trasmissione. Sapete, l'avete sicuramente già detto, che il libro nasce a compimento della fase diocesana del processo di beatificazione. E però, Giovanni lo sa, io abbastanza sistematicamente tento di ricordare in radio la figura di cui stiamo parlando, che è un grande italiano rimasto senza epigoni per una serie di ragioni che hanno a che vedere con l'evoluzione della dottrina dello Stato e poi la sua applicazione da parte dei partiti politici di cui ha parlato adesso Marco. Però il problema è che Sturzo già da giovanissimo vede alcuni elementi fondanti che poi portano alla sua prima grande scelta di rottura anche nei confronti della Chiesa Cattolica, visto che, come sapete, fu poi obbligato alla segreteria di Stato a dover salutare la segreteria del Partito Popolare nel 1923, e poi comincerà il suo esilio. E qual era? Era l'inadeguatezza, in definitiva, che dal regime crispino a quello giolittiano veniva proposta dalle classi politiche dell'epoca rispetto al grande problema rappresentato dall'ingresso nella storia politica e nella richiesta di rappresentanza dei due grandi fiumi, cioè quello popolare e quello socialista. Questo spiega perché Don Sturzo si mette ad animare nella sua Sicilia un travolgente movimento di casse rurali, sostegno agli agricoltori. Lo fa in coerenza al fatto, e questa rimarrà anche poi sedimentata nel giudizio che darà del perché il regime liberale non capisca l'essenza della crisi che lo travolgerà nell'immediato primo dopoguerra, e il problema era quello di identificare con precisione alcune istanze che potessero, nel tumulto di quelle che poi saranno le settimane dell'occupazione delle fabbriche nel 1919, impedire che a trarne poi la messe di consensi fosse l'impersonificazione statualista del movimento nazionalista che era nato all'inizio del Novecento in Italia, cioè il fascismo. E in questo rimase sempre fedele Sturzo nel dire che se solo gli ultimi governi liberali avessero capito che bisognava fare un passo avanti prima dell'occupazione delle fabbriche e della risposta che a quel punto viene dai centri imprenditoriali che iniziano a finanziare e dei landlords, dei proprietari di reti che iniziano a finanziare Mussolini, fosse stata quella di non solo ripensare al suffragio universale, ma aprirsi ad alcuni istituti, all'epoca stiamo parlando concepiti quasi come rivoluzionari, cioè di partecipazione dei lavoratori al sistema delle imprese, questo forse avrebbe rappresentato uno sviluppo diverso rispetto a ciò che invece poi avviene nella storia italiana. A oggi sembrerebbe una cosa impensabile, però bisogna inquadrare quelle proposte del giovane Sturzo in quello che avveniva in una parte del mondo democratico nel primo immediato dopoguerra. Cioè, non è un caso che ci sia una coincidenza quasi temporale con il grande libro, sul quale io sono critico ovviamente, ma però per l'epoca il grande libro che scrive Walter Rathenau, che poi finirà ucciso dai nazionalisti in Germania in quanto imprenditore ebreo e in quanto ministro di Weimar. Qual era la riflessione di Rathenau? Un personaggio straordinario, Walter Rathenau. Io sono cresciuto in un mondo che era molto keynesiano quando ero giovane. Walter Rathenau era un punto di riferimento per chi cresceva in una cultura repubblicana nazionalista. Perché? Perché un grande intellettuale che per caso si trova alla testa del più grande conglomerato all'epoca, alla fine dell'Ottocento, dell'elettromeccanica tedesca d'avanguardia, Hege, no? E lo è stato per caso, perché in realtà lui era il secondo fratello, quindi si era dedicato a studi filosofici,
E però peccato che il padre fosse un meritocratico, il fondatore dell'azienda, quindi di fronte al fratello più grande non giudicato all'altezza, il fratello più grande viene messo da parte, quindi Walter viene messo alla testa di questa azienda di cui non si voleva occupare. Invece finisce a occuparsene straordinariamente, perché ha delle idee di profondo avanzamento anche proprio nel rapporto con i dipendenti, per l'epoca assolutamente d'avanguardia in Germania. Poi però deve pagare un tributo, perché si deve occupare della produzione di guerra nel governo, nell'imperial regio governo, per così dire. Di lì capisce una cosa, che lo Stato, che ha preso l'organizzazione di tutte le forme della produzione durante la grande guerra dei materiali del primo conflitto, di tutte le forme bancarie, assicurative, eccetera, sarà difficile per un liberale come lui negare che nell'immediato primo dopoguerra si ritiri nella posizione che aveva molto più trattenuta rispetto alla sua presenza nell'economia. E quindi scrive questo libro, La nuova economia, che è, dal punto di vista di un imprenditore che verrà poi chiamato proprio per la sua fede democratica a essere ministro di Weimar, è uno dei più compiuti manifesti europei, molto in anticipo rispetto a quello che scriverà poi Schumpeter nel 1942, quando è nato la Seconda Guerra Mondiale. È lo Schumpeter che dice che molto difficilmente la democrazia liberale reggerà in Europa, tanto per essere chiaro, è diventato così pessimista che crede che siano i socialisti quelli che governeranno il secondo dopoguerra. Allo stesso modo Walter Rathenau però diceva che bisogna per difendere le libertà personali, le libertà nell'esercizio del potere d'impresa, le libertà nell'esercizio del potere del credito, lo Stato è andato troppo avanti per non credere che chi la pensa così non debba aprirsi a forme di compartecipazione con i lavoratori. Perché? Perché altrimenti, nella grande rivoluzione dello Stato, che inizia come risposta alla rivoluzione del 17, quella di cui parlava Marco, altrimenti perderemo, perché saranno o i nazionalisti statalizzatori, o i socialcomunisti, a essere loro coloro che avranno i consensi di questa disastrosa condizione in cui ci troviamo nel primo dopoguerra. Alla stessa maniera Sturzo la pensava, e Sturzo però la pensava, se posso dire, se uno legge comparativamente, in termini molto meno pessimistici di Walter Rathenau. Walter Rathenau era convinto oramai, lo stesso Schumpeter, di cui oggi tentiamo a dimenticare, Schumpeter sembra il grande teorico dell'imprenditore come naturalmente figura della distruzione creatrice, no? Che altra gli stati di equilibrio congenialati. Però Schumpeter, dal punto di vista della politica, del pensiero politico, insomma, anche Schumpeter non mi ha molto convinto, a dire la verità. Però la differenza è che Sturzo, rispetto a Walter Rathenau, era più ottimista sul fatto che la difesa della persona, uno, la libertà individuale, due, la difesa del municipalismo, cioè il decentramento nella sua forma più pronunciata, la difesa della libertà e della proprietà, dei diritti di proprietà nell'economia di mercato. Terzo. Quarto, la difesa della moralità senza di cui le prime tre sfere non esistevano. Questa è la caratteristica di Sturzo cristiano, ovviamente. Questa era la maniera attraverso cui Sturzo fino alla fine, fino a che poi nel 59, continuerà a distinguere la sua difesa intransigente e la massima sfera della libertà nel mercato, rispetto al fatto però che al capitalismo dei liberali, il capitalismo dei liberali troppe volte, come quello dei socialisti, scriveva, dimentica che c'è bisogno di un'etica. E diceva, l'etica dei socialisti, dei comunisti, è l'etica dello Stato futuro, che identifica l'uomo nuovo in terra. Per noi l'uomo nuovo in terra crediamo sia semplicemente una scelta di fede, non possiamo però ridurci a credere come liberali che non ci debba essere un'etica nell'esercizio delle tre libertà precedenti. Queste quattro libertà lo portano a essere visionario nel capire che cos'è il fascismo. Di fronte a un diffusissimo errore percettivo delle classi dirigenti italiane, le classi dirigenti italiane sembra che quando ci sono rotture di trasformazione non capiscano mai abbastanza quello che sta avvenendo. Si ritraggono indifferenti credendo che tutto sommato le cose non le riguardi, sicure del proprio, ma cosa sarà mai? Alla fine la rottura di continuità li vedrà istituzionalizzarsi. Che male c'è? Diamo i soldi fascisti. E intanto poi sì, ammazzeranno un po' di gente, bastoneranno, ma alla fine ci restituiranno uno Stato ordinato e nel quale le nostre libertà e proprietà verranno tutelate. Questo è stato ciò che le classi dirigenti italiane hanno fatto negli anni dal 1919 al 1922, 1923, 1924.
Poi sono arrivato nel 25 le leggi fascistissime, era un po' troppo tardi per accorgersene. Però di fronte a questo, Sturzo rappresenta un pezzo del cattolicesimo sociale italiano che non ha dubbi, perché l'appello ai liberi forti, la lascia del Partito Popolare, nasce soprattutto nelle parole di Sturzo, con una capacità profetica che avrà solo pochissime altre voci nel campo laico-liberale. C'era chi diceva che il fascismo sarebbe durato un paio d'anni, 3 anni, 5 anni, no? Noi a Torino siamo cresciuti nel culto gubettiano, bobbiano, che era Gobetti, quello che diceva che era la topografia della nazione, quindi sarebbe durato almeno un ventennio. La verità, però, è che l'articolazione precisa del vaticinio, della previsione di che cosa sarebbe stato il fascismo per tutte le quattro libertà, Sturzo l'articolava in maniera precisa, cioè come di un politologo di professione. Nel discorso di Parigi che pronuncia quando è già stato costretto dalla segreteria di Stato a levarsi dai piedi, perché è ovvio che la segreteria di Stato vedeva nel fascismo fin dall'inizio la forza con la quale si superava in maniera definitiva, non l'ultima eredità della questione romana, che non era il diritto di voto, non era quello che poi saranno i patti lateranensi firmati con Mussolini, quindi uomo Sturzo era un problema da questo punto di vista per l'analisi che faceva il fascismo. Nel discorso di Parigi che pronuncerà quando il suo esilio all'estero più che ventennale è appena cominciato da 5 mesi, si leggono delle frasi che sono le paragone alle analisi politiche dell'epoca, o dei giornali italiani dell'epoca, sono dal mio punto di vista stupefacenti per la capacità di cogliere in profondità che cosa il fascismo sarebbe stato. Ve ne leggo solo una. La storia dirà anche di quanti mali politici ed economici sarà causa un regime di eccezione come il fascismo. Siamo a regime di eccezione, siamo una categoria schmittiana per intenderci. E in sostanza un problema di libertà. La libertà è come la verità. Si conquista e quando si è conquistata, per conservarla bisogna essere disposti, se entra in discussione, a riconquistarla con maggior vigore di quando la si è conquistata la prima volta. E a costo di pagare prezzi pesanti. È un perenne gioco dinamico, come la vita, nel quale perdono quei popoli che non l'hanno mai apprezzata abbastanza per difenderla e non ne hanno saputo usare per non perderla. Ma che è mai questa libertà, continua Sturzo, della quale io parlo? Non è certo la libertà di fare indifferentemente il bene e il male. Il male va represso e punito. Vi sono i codici e la magistratura. I codici possono essere perfezionati, ma la magistratura deve essere autorevole e libera. Un paese nel quale gli insegnanti di scuole e università, i magistrati e i militari dovessero essere sottoposti a un regime di eccezione, la sua libertà l'ha persa. Scusate, 1925, prima delle leggi fascistissime. Dopo il 24. Esatto, però come analisi direi che è un'analisi precisa, perché identifica il punto fondamentale di che cosa poi descrive un regime autoritario rispetto a un regime totalitario. Adesso qui non dobbiamo entrare nelle classificazioni della storia della politologia e tal, e così via. Però quando i poteri dello Stato sono soggetti a un potere autoritario, un regime autoritario diventa totalitario. Questo è il punto di fondo. I 20 anni sono 20 anni che portano Sturzo, gli oltre 20 anni del suo esilio peregrinante, soprattutto negli Stati Uniti, lo portano ovviamente a confrontarsi direttamente con le trasformazioni che in quei paesi avvengono nelle libertà, nel mercato, eccetera, eccetera. Ed è una grande lezione di cui lui trae un grande vantaggio, che metterà a frutto quando si tratterà di essere spietato ad analizzare le soluzioni per l'Italia del secondo dopoguerra, e non abbasserà mai la testa. C'è uno di quei appartenenti a un ristrettissimo gruppo di antifascismo di cui la Repubblica, secondo me, ha commesso una specie di errore per area culturale, perché ha identificato soprattutto e coltivato la memoria degli antifascisti intransigenti, laici, socialisti, comunisti, repubblicani, eccetera, a un po' colpevolmente sottovalutato, secondo me, la componente cristiano-cattolica. Non sto parlando del contributo delle divisioni bianche alla resistenza, del cui mito siamo vissuti per 30 anni, sottovalutando che
poi se non ci fossero stati gli alleati la libertà non l'avremmo riacquistata. No, il punto è di essere un punto di riferimento che all'epoca invece l'intransigentismo antifascista laico aveva ben presente come un faro per la ricostruzione del tessuto civile italiano nel secondo dopoguerra. Cioè Salvemini parlò sempre, Salvemini, testa infuocata su cui giudizi a volte bisogna fare, posso parlare che non dall'olio, non so se Marco è d'accordo, però Salvemini continua a pronunciare su Turzo sempre parole di straordinaria ammirazione. Il punto poi quale è? È che nell'immediato dopoguerra, quando i partiti dell'arco della resistenza commettono un colossale errore, cioè quello di non capire che questo paese moderato dopo il fascismo avrebbe aderito in massa alla visione moderata della Democrazia Cristiana, perché se uno legge i giornali dell'epoca è incredibile come il tono generale non colga il fenomeno della nuova veste che il popolarismo assumerà agli albori della vita repubblicana. La scelta, senza avere mai un dubbio, di Sturzo che torna in Italia è quella di separare nettamente l'evoluzione della propria storia politica in coerenza a queste quattro libertà con ciò che storicamente, politicamente, istituzionalmente diventa la Democrazia Cristiana. Ed è una scelta che lo espone a pagare nuovi prezzi molto pesanti, che spiega perché dopo la morte del 59 di Sturzo, Sturzo è strano solo privo di eredi dal punto di vista politico, ma insomma anche la sua memoria storiografica è una memoria coltivata ma con qualche sforzo, per così dire, oltre a ciò che ha scritto Gabriele De Rosa, libro della Fanucci qualche anno fa, rispetto al rilievo e all'apporto del pensiero dell'azione sociale e politica italiana dato da Sturzo, stiamo parlando di un filone non coltivato. Perché? Perché la scelta di distinguersi nettamente è una scelta che Sturzo compie in maniera radicale. A me colpì tantissimo leggere per la prima volta la lettera che Luigi Sturzo scrive dal Cile De Gasperi nelle ore immediatamente successive alla travolgente vittoria della Democrazia Cristiana nel 1948, quindi quando si era rotto il governo, si stava andando alla caduta della Cortina di Ferro, e la Democrazia Cristiana del 48 pone le basi poi per la continuità che dura fino alla fine della Prima Repubblica. La lettera che scrive Sturzo, che era legato dal Cile De Gasperi da un rapporto fraterno, profondissimo, di stima assoluta, che mi sembra meritata, soprattutto se vediamo poi cosa è successo dopo nella vita italiana, è una lettera durissima. Perché dice, caro Alcide, le parole testuali sono più o meno queste, in questo giorno che voi salutate come giorno di trionfo, io a te fraternamente posso dire che si pongono le basi per un disastro. Perché il partito che guidi, al di là della tua guida, finirà esso per identificarsi nello Stato, finirà esso per lasciare i socialisti riformisti inevitabilmente soggetti a essere erosi e conquistati dai comunisti, e finirà esso per praticare prima e in prima persona ciò che i comunisti oggi dal tuo partito vengono indicati agli italiani come coloro che distruggerebbero le libertà italiane perché si parlerebbero dello Stato. Sono parole, sono profetiche da un certo punto di vista, ma pensate a scriverle e a vergarle in quelle ore con questa durezza. A me ha sempre impressionato in maniera straordinaria questa capacità di Sturzo, non solo di capire il fascismo dall'inizio, non solo di capire negli anni del declino delle classi dirigenti liberali prima della prima guerra mondiale che si andava incontro a una risposta mancata alle richieste dei due grandi fiumi popolari che rompevano sulla storia dei diritti e della politica, ma questa durezza verso la Democrazia Cristiana, che sarà la stessa durezza che lo porta quando nel 1952 Luigi Einaudi, senatore a vita, a dire col piffero che vado nel gruppo della Democrazia Cristiana. Io rimango fedele alle mie opinioni e quindi me ne vado al gruppo misto, cosa che a quel punto consolida agli occhi dei cattolici impegnati in politica con la benedizione del segretario di Stato una sorta di irriguardosa, tenace
irriducibile, prova di orgoglio, non di intelligenza, di cuore, di orgoglio, che quando rende Don Sturzo, da quel momento in poi, fedele probabilmente alla sua linea, poi sta a una copiosissima produzione attraverso alcune testate, molti articoli vengono riprodotti nel libro, della sua visione che viene articolata poi sui temi fondamentali su cui nasce, si incardina e disegna un nuovo ordinamento istituzionale, la Repubblica, e riporterà la sua stessa visione nel criticare radicalmente, in nome delle quattro libertà, la poca importanza sull'espressione degli ambiti naturali in cui la libertà individuale della persona, cioè la famiglia, si deve estrinsecare. Secondo, criticherà radicalmente, lo diceva anche Marco, l'impostazione centralista. Noi la regione la aspettiamo fino agli anni 70. La sua non era una visione regionalista, era una visione fortissimamente municipalista, fortissimamente decentrata, con responsabilità finanziaria decentrata, allineata ai poteri che andavano esercitati dalla prima frontiera del pubblico nei confronti delle esigenze sociali della popolazione. Fino poi alla battaglia senza quartiere, negli ultimi anni, di fronte all'emergere della prima inevitabile tendenza di ciò che aveva previsto fin dal 48, cioè uno Stato che diventa sempre più impropriamente presente, protagonista nell'economia, uno Stato di cui invera la previsione, è una previsione fatta anch'essa da prima del 48, uno Stato presente nell'economia finisce per alimentare le correnti di partito, finisce per alimentare la fine di ciò che è la trasparenza di ogni selezione democratica e libera delle classi dirigenti di un partito. Battaglie violentissime. Battaglie che secondo me meritano di essere ricordate semplicemente perché è la coerenza di una persona che da questa idea di fede cristiana schietta derivava il fondamento di un liberalismo senza compromessi, sia pur senza mai dimenticare l'etica sociale cattolica. Non lo si può, dal punto di vista, secondo me, modestissimo, che sono io per dirlo, accusare di essere, per così dire, un convertito al liberalismo di mercato. Non è così. La sua visione è, come mi riconoscono alla conclusione di Marco, è l'ultima, dal punto di vista dell'agone politico e sociale italiano, visione affermata con forza e coerenza di una fede profonda verso il fatto che la libera sfera della determinazione personale coincide col fondamento della fede cristiana e cattolica. E questo porta tutta una serie di conseguenze. Rispetto al quale poi le compromissioni o dell'agire politico della Democrazia Cristiana o l'affermarsi sulla scena politica poi dal 62-63 di parte dei cristiani impegnati in politica che iniziano a vedere solo nella sinistra organizzata poi l'interlocutore obbligato, appunto tale da organizzarsi anche all'interno di quel perimetro, non hanno niente a che vedere, perché gli manca questo fondamento, che è il fondamento di una visione coerente. Dal mio punto di vista, per la tradizione laico-repubblicana alla quale sono cresciuto, l'errore storico rispetto a ciò che di forte, radicato e giustificato Sturzo, tutta la sua parabola di vita, ha richiamato l'attenzione della classe dirigente italiana, è stato di non capire che uomini come lui, invece di essere trattati con sufficienza, perché questo era l'atteggiamento rivolto prima della Prima Guerra Mondiale, questo è stato l'atteggiamento rivolto alla guida sturziana del Partito Popolare, questo è stato l'atteggiamento che gli antifascisti laici gli hanno riservato alla nascita della Repubblica, questo è stato l'atteggiamento che gli hanno riservato di fronte alle sue durissime denunce di ciò che avrebbe portato il troppo Stato nell'economia, negli anni in cui pure ancora negli anni 50 eravamo solo agli albori, perché poi la grande invasione avverrà dopo il 62-63, con il primo governo dell'estensione per governare insieme ai socialisti da parte dei fanfari. Il mondo a cui appartengo io ha commesso l'errore terribile di non capire che quello era un pilastro fondamentale per costruire insieme visioni, per condividerle e per affermarle con forza, con coraggio, e il sacerdote che ha il coraggio di dire no, sia pur obbedendo alla segreteria di Stato, e il sacerdote che ha il coraggio di dire no, accettando l'esilio, al fascismo, e il sacerdote che ha il coraggio di scrivere nel Cile De Gasperi,
quello che ha scritto lui, ecco, dipendesse da me che sono laico, queste tre buone ragioni bastano e avanzano ai miei occhi per renderlo un beato. Grazie. La parola all'autore. Grazie. Ma io ringrazio tanto, saluto l'onorevole, in particolare Alberto Mingardi, per questa opportunità, Marco, Oscar, lei che ha fatto una bellissima apertura. Io vorrei subito dire che Tosturzo non è stato un democristiano, il vero democristiano, come lei ha detto all'inizio, perché appunto l'ha spiegato bene Oscar, non si è neanche iscritto al partito, al gruppo misto, si è iscritto, non voleva avere nulla a che fare con loro. Lui li chiamava non democristiani, ma demicristiani, perché capiva che non avevano capito nulla di economia, di socialità e così via. Quindi stavo sempre abbastanza feroce. E di qui anche la reazione da parte soprattutto dei democristiani di sinistra, che invece ritenevano che Sturzo fosse quello che non aveva capito nulla. Quindi se oggi noi siamo in piena diaspora e con i cattolici divisi ormai irrilevanti, è perché si sono scontrate due filosofie, il cattolicesimo liberale di Sturzo e il cattolicesimo democratico, cosiddetto, dei vari Dossetti, Lapina, Moro, Fanfani e così via. E hanno vinto purtroppo i democratici. Ora, io perché mi devo chiamare cattolico democratico? Perché esiste un cattolico non democratico, cioè già il democratico abbinato a cattolico mi sembra una forzatura. Il vero cattolico deve essere il liberale, perché la verità vi farà liberi. E la verità è innanzitutto espressa da una parola, con la A maiuscola, amore. E Sturzo aveva capito, grazie a Leone XIII, che rispondeva a Carlo Marx, che il problema economico, la questione operaia, si risolveva non con la guerra tra capitale e lavoro, ma con l'alleanza, con l'amore, con la A maiuscola. Oggi sapete chi è, qual è la società che più è? Vorrebbero tutti andare in quella società, hanno fatto una classifica. Al primo posto c'era Ferrero, alla seconda la Ferrari. Ma sapete Michele Ferrero cosa ha fatto? Ha semplicemente applicato la Rerum Novarum. Lui ha fatto un grande matrimonio tra il lavoratore e l'imprenditore e ha creato un ambiente aziendale formidabile, perché la salute dell'impresa corrisponde alla salute del lavoratore. Se c'è una salute sola, quella dell'imprenditore, e la malattia del lavoratore, l'impresa alla fine va a sbattere. Quindi Sturzo aveva acchiappato questa verità subito e l'aveva applicata innanzitutto facendo per 15 anni il sindaco di Caltagirone. Aveva creato subito un ambiente costruttivo tra chi aveva i soldi, tra chi aveva il potere economico e chi aveva il muscolo del braccio, che piano piano doveva essere trasmesso al muscolo del cervello. Perché Sturzo diceva: per secoli l'uomo ha dovuto usare solo il muscolo del braccio. E chi voleva usare il cervello gli rispondeva: a che ti serve imparare a leggere e a scrivere? Tu devi lavorare, devi usare il tuo muscolo sia come soldato che come agricoltore, quindi stai zitto e lascia perdere i libri. Noi siamo vissuti per secoli e secoli sotto questo, diciamo, clima, con una chiesa che dominava e che non faceva alcuna azione civilizzatrice, perché noi ci riempiamo, noi cattolici, di questa parola, la civiltà l'ha portata il cristianesimo, ma mica tanto. Secondo me il cristianesimo incomincia a portare la civiltà con Leone XIII, perché prima, tutti i secoli passati, siamo stati schiacciati da questa ingiustizia sociale che giustamente, alla quale giustamente Carlo Marx alla fine urla e dice: non è possibile andare avanti così, urla e fa quello che fa. E Leone XIII risponde a quell'urlo dicendo: guarda, non è la cura quella che tu suggerisci, perché cassiamo dalla padella nella brace, dalla padella del padrone nella brace dello Stato, padrone,
la soluzione è nell'alleanza. Ecco, quindi la dottrina della Chiesa ha sempre coerentemente parlato di questo. Pensate che Sturzo è stato l'ispiratore della sussidiarietà, perché il 40° anno, 40 anni dopo, allora il 13° più un decimo nel 31 fa quella famosa enciclica dove viene inserita per la prima volta questa parola sussidiarietà. E cosa vuol dire sussidiarietà? Lo Stato non faccia quello che può fare chi sta sotto di lui, innanzitutto la famiglia e innanzitutto il comune. Il municipalismo di Sturzo nasce sotto questo principio della sussidiarietà, perché è evidente che chi sta a contatto con il cittadino è il sindaco e non il primo ministro che sta a Roma. Sturzo aveva Caltagirone non il nemico socialista o liberale, il nemico di Sturzo era il prefetto di Roma, che gli diceva: no, tu questo non lo puoi fare, e lui rispondeva: ma tu che ne sai di Caltagirone? Ma che ne sai di cosa Caltagirone ha bisogno? Lo so io di ciò che Caltagirone ha bisogno, quindi tu mi devi dare libertà, mezzi e far capire a Roma che un paese si gestisce innanzitutto a livello locale, la sussidiarietà. Quindi capire tutte queste verità, la democrazia cristiana non le ha capite, perché ha pensato che lo Stato era quello che doveva fare l'arbitro e il giocatore. Sturzo diceva: alla fine farete male sia l'arbitro che il giocatore. E così è avvenuto. Quindi sono principi semplici questi, mi piace, bisogna avere un cervello, ma non sono stati declinati in un paese che si è deformato culturalmente a causa di questo distacco dalla verità. E Sturzo voleva sempre portare avanti questi suoi valori, questi suoi principi. Quindi nel mio libro ci sono tante verità, che non sono ovviamente quelle mie, ma sono quelle che Sturzo piano piano ha fatto capire al paese, ma il paese non le ha capite. E io concludo il libro dicendo: guardate che qui nessuno molla, come giustamente diceva Oscar giorni fa alla radio, io non mollo davanti a questa nuova stagione che adesso si apre, e che dice Oscar: ritengo un altro errore, un altro caduta dalla padella dell'abbraccio, io non mollo. E noi non molliamo, cioè noi che siamo, dando la fortuna di essere educati nel modo come Sturzo ha educato prima i cittadini di Caltagirone, dando a Caltagirone un avvio di cui ancora oggi beneficia, perché ricordatevi che se oggi Caltagirone è la città della ceramica è perché Sturzo inserì la scuola della ceramica, cioè l'istituto della ceramica lo fece dopo 2 mesi che lui era al potere a Caltagirone, e così tante altre cose. Ma io ci tengo a far capire agli italiani, io sto girando l'Italia presentando il mio libro, sto aprendo gli occhi grazie alla chiarezza di pensiero di Sturzo, far capire che cos'è Sturzo alla vigilia della fine della guerra e della nascente Repubblica agli occhi di tanti italiani che avevano capito la sua scelta eroica di andarsene, di obbedire quindi all'ordine di andarsene, la sua scelta eroica nei 22 anni di esilio, che ha contribuito a formare le coscienze poi di chi successivamente ha preso il potere in Italia, erano tutti ex popolari, a cominciare da De Gasperi, che era presidente del Partito Popolare Italiano. Ecco, io voglio leggere 5 righe di un'altra lettera di De Gasperi a Sturzo, questa volta, non di Sturzo a De Gasperi, del 12 novembre 1944, l'ha pubblicata la figlia Maria Romana in un libro appena uscito che si chiama De Gasperi scrive, e vi sono ben 40 pagine di lettere di De Gasperi a Sturzo e di Sturzo a De Gasperi. E una di queste lettere dice, alla fine di questa lunga lettera De Gasperi dice a Sturzo: ma per farti capire quale immagine aveva Sturzo, le tue lettere ci portano lume e incoraggiamento. Finora ho superato tutte le difficoltà delle tendenze interne al partito. Cosa voleva dire lui per tendenze? Parlava di correnti, cioè già nel 1944 iniziavano a nascere le correnti, cioè anche lì cominciava a nascere il Tossetti, che era statalista, Coscelba, che aveva idee ben diverse, Sturziane, cioè già nel 1944 De Gasperi, che era segretario della testa del partito, democristiano, che ancora era
fuori legge, diciamo, non era ancora alla luce del sole, quindi tendenze interne, sto combattendo, mantenendo l'unità e la forza combattiva del partito. Non avrei che un'ambizione, dice De Gasperi, quella di riconsegnarti il partito. Cioè lui dice, torna che io, segretario della DC, do a te la DC. Quindi Sturzo aveva un'immagine veramente fortissima, tanto è vero che quando si trattò di fare la campagna elettorale, di scegliere chi poteva essere il prossimo Presidente della Repubblica, quando si cominciava a fare la campagna elettorale, quella prima, molti dissero, facciamo Sturzo Presidente della Repubblica. E lui da New York disse, ma voi siete matti, io sono sacerdote. E per carità, toglietemi, ma si parlava di Sturzo Presidente della Repubblica, proprio per il valore che aveva dato, il valore intellettuale, culturale che aveva dato durante gli anni del fascismo, nei quali abbiamo deviato su tanti fronti. Ecco, quindi in tale attesa, dice De Gasperi, ti invio nuovi ringraziamenti per la tua opera, auguri per la tua salute e per il tuo ritorno. Ecco, capite? Cioè, Sturzo aveva assunto un'immagine che meritava di quello che aveva capito tante cose per fare la buona politica supportata dalla buona cultura. Perché non c'è buon governo se non c'è buona cultura. E l'Italia è il paese che ha avuto il difetto di mancanza di cultura. Noi siamo stati travolti da una cultura statalista che poi anche Berlusconi in certo senso ha recepito, anche lui è stato poi costretto a recepire sotto altri fronti. Cioè la famosa rivoluzione liberale del 94, presto naufragata, che ha avuto anche lui i suoi problemi. Quindi niente, nel mio libro, ripeto, io volevo dare un contributo di chiarezza e concludo dicendovi che quando io mi presentai nel 95 in Vaticano a dire voglio promuovere la casa del direttore di Sturzo, sapete cosa hanno risposto i signori del Vaticano? Cosa? Per Sturzo beato? Ma qual era contro la DC? Ma com'è possibile farlo beato? Quindi capite, davanti a un Himalaya mi sono trovato io davanti, cioè davanti a un muro di non conoscenza di chi era Sturzo nella Chiesa. Ma d'altronde non dimentichiamoci che la stessa dottrina sociale della Chiesa è la grande sconosciuta all'interno della Chiesa. Se voi parlate con sacerdoti, parroci, ma mica le leggono, ma non hanno mai letto le encicliche. Il Giovanni Paolo II, che definisce bene che cos'è il capitalismo partecipativo, costruttivo e non il capitalismo di rapina, lo dice chiaramente nella Centesimus Annus, così anche nel Benedetto XVI. Quindi la Chiesa ha scritto delle pagine importanti, ma non sono state poi recepite dalla stessa Chiesa, perché noi continuiamo ad avere una Chiesa con le idee confuse. Ecco, questo è un momento in cui le idee confuse devono sparire, perché il paese veramente è sull'orlo, lo diciamo da anni, ma è sull'orlo. E quindi bisogna cercare di fare una grande operazione verità. Una grande operazione verità. Questo libro si pone questo obiettivo. Operazione verità. Far capire agli italiani, e non sono cose astruse, ma sono cose molto semplici, perché l'esilio intellettuale di Sturzo è stato molto più grave dell'esilio fisico, perché perlomeno dall'estero lui continuava a dire cose vere, poi alla fine, ripeto, lo portano a tornare in Italia con quelle immagini. Ebbene, la Chiesa, la democrazia cristiana, hanno determinato l'esilio culturale e intellettuale solo perché lui si opponeva allo stato arbitro e giocatore. Siccome l'arbitro e giocatore era nelle mani della DC, la DC non ha voluto perdere questo doppio ruolo assurdo. Ecco, ormai tutto è chiaro, abbiamo capito che male tutto questo ha fatto. Questo è un libro che io spero possa contribuire a questa chiarezza di idee, e stiamo cercando di portarlo non solo a livelli, diciamo, dei giovani e dei piani bassi, ma anche dei piani alti, e qualcuno comincia a capire l'importanza di questo messaggio. Grazie.